Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuti a una nuova puntata. Abbiamo ospite il direttore artistico di Rock Targato Italia, Francesco Caprini. E a questo punto, oggi ripeto una domanda che nel tempo è stata sempre fatta. Oggi chi è Francesco Caprini? Come lo descriveresti oggi? Oggi. Beh, una bella domanda questa, perché io mi sento una persona molto felice, serena, ma non solo oggi, anche ieri, e sarà così anche domani. Faccio un'attività che mi piace, e che dire, mi sento realizzato dal punto di vista sociale e culturale. Quindi sentirsi felici forse magari è presuntuoso, ma è realmente così, oggi sono felice. Noi parliamo di Rock Targato Italia che ha una vita lunghissima, parliamo dal 1986 ad oggi, e anche perché non solo che sei direttore artistico, ma sei uno dei fondatori di questo progetto che nel tempo è cresciuto così tanto. Cosa è cambiato nel tempo a questo punto, dal 1986 ad oggi, Rock Targato Italia? Intanto, come tutte le cose, si invecchia. La prima cosa che si nota è l'invecchiamento. Allora, l'invecchiamento è anche positivo, se porta in sé caratteri di innovazioni, se porta con sé la curiosità della sperimentazione, della ricerca. Quindi, indipendentemente dagli anni Ottanta, dove i gruppi che sperimentavano allora si chiamavano Litfiba, Antimonia, Luciano Ligabue, il De Novo, gli Avion Travel, tutta una serie di artisti che poi sono diventati anche personaggi importanti della scena musicale, poi attraversata poi negli anni 90 dai Subsonica, dagli Estra, da Zipa, dalle Vibrazioni. Oggi la dimensione è completamente diversa, è una dimensione direi più professionale, una dimensione più da locale rock, dove si fa molta attenzione alla qualità delle proposte che arrivano e quindi c'è una selezione video a priori per poter poi portare sul palcoscenico che quest'anno sarà nell'area metropolitana milanese il 21 settembre. Una nutrita schiera di musicisti che sono in grado di reggere il palco almeno per mezz'ora. E quindi cos'è cambiato? Che rispetto all'entusiasmo e alla, diciamo, alla sperimentazione degli anni Ottanta, oggi c'è un entusiasmo, una sperimentazione che è molto più legata anche alla professionalità e all'informazione. E perché c'è una storia, una tradizione che ormai la Rock Italia ha creato anche nel rapporto con la discografia che non si può in qualche modo abbandonare. E quindi quello che chiediamo noi oggi agli artisti che partecipano alla Rock Italia è soprattutto quello di avere una visione originale, una visione autentica della musica ed essere protagonisti del loro futuro con proposte nate proprio dalla loro esperienza, dal loro rapporto con la musica, dal loro rapporto con il mondo che li circonda. Quindi Rock Targato Italia punta maggiormente sugli artisti che hanno una canzone originale. Da fondatore a direttore artistico, quando è stato questo passaggio, ma soprattutto cosa è cambiato a livello di mentalità, soprattutto di pensiero, di lavoro? Perché da fondatore poi a direttore artistico, perché sono due funzioni importanti, ma diverse. Esatto. La prima è più legata all'organizzazione, quindi mi vedevo protagonista all'interno dell'organizzazione
e della ideazione del progetto Iro Targato Italia. La seconda avviene mio malgrado 10 anni successivi, cioè siamo nel 97. Perché dico mio malgrado? Perché il direttore artistico di Iro Targato Italia, che per anni è stato Stefano Ronzani, all'età di 40 anni Stefano ci abbandona. Ci abbandona lasciando un vuoto che ancora oggi è incolmabile. Non ho le qualità di Stefano, lui era un critico musicale, era un attento osservatore delle tendenze musicali nazionali e internazionali. Grazie a lui ho conosciuto artisti come Yuri Gurus, Jas Cardù, ma ho conosciuto anche Neilio Bruce Springsteen, scriveva su Mucchio Selvaggio, collaborava a delle riviste importanti musicali anche mainstream, come Sorrisi Canzoni, piuttosto che Fare Musica. Viaggiava tra l'underground e il mainstream con una leggerezza e una capacità professionale straordinaria. Stefano purtroppo ci ha abbandonati, una grave malattia, un tumore, se l'è portato via e quindi per gioco forza sono subentrato come direzione artistica in quanto era affine ai miei progetti, alla mia filosofia. No? Abbiamo cercato anche altri giornalisti collaboratori, ma non è stato così. E ancora oggi, se Iro Targato Italia mantiene quell'aspetto un po' underground, molto sperimentale e di qualità, e grazie all'insegnamento che ci ha dato Stefano Ronzani, al quale noi dedichiamo sempre il brano vincitore della rassegna. E lo ricordiamo sempre, e c'è anche un premio dedicato a lui, che è il premio che viene dato a quell'artista che ha proposto una canzone con forti contenuti sociali, condivisibili, politici, perché così era. Cioè la musica è condivisione, partecipazione, essere protagonisti. E Stefano era appunto un personaggio così. Ma E intanto, sì, dimmi. trovandomi a distanza di anni, cerco di mantenere questa linea che dà appunto che dà al premio a quell'artista che ha una valenza, quell'artista che ha una valenza non solo artistica, musicale, ma anche culturale e sociopolitica. Tanti personaggi che hanno già solcato il palco su Rock Targato Italia. Qual è che in fondo la sorpresa di più o la resa più emozione nel tempo e che nel tempo comunque si porta e poi ci sono, chiaramente non è l'unico che nel tempo poi le ha dato tante emozioni, però quello che in fondo è stato per la prima volta la sorpresa, ma soprattutto la resa ancora più emozionante. Diciamo che nel momento che a me affascina maggiormente è le prime edizioni, in quanto non avendo questa responsabilità di direzione artistica, ma come organizzatore mi avvicinavo alle band in un modo molto sereno, tranquillo, senza pregiudizi, senza quelle attenzioni che bisogna avere oggi come direzione artistica. Per non creare delle diseguaglianze di affettività, di attenzione per quanto riguarda la relazione che si crea tra noi e chi partecipa al Targato Italia. Quel periodo lì non c'è un gruppo o un artista che mi ha emozionato in modo particolare, è proprio una scena che mi ha emozionato in modo particolare. Tieni conto che noi negli anni 90 avevamo un mercato che era disco dance dipendente, con artisti come Denaro, Sandy Martin, Tracy Spencer, artisti funzionali a un modo di proporre musica in termini consumistici e edonistici. Con Iro Targato Italia si comincia a ragionare in termini musicali, non solo con un battere, con una strumentazione reale, autentica e non con strumentazioni, diciamo così, fatte di elementi elettronici, ma si ritorna a suonare, cioè si vendono le batterie, si vendono le chitarre, si vendono i bassi.
si aprono scuole di musica. Cioè, Rotterdam Italia in quegli anni lì ha proprio costruito da zero una scena musicale italiana che era veramente molto seguita anche all'estero. I Litfiba suonavano in Francia, i CCP suonavano in tutta Europa. C'è stato un momento molto forte. Nelle radio passa per la prima volta non il quattro quarti della dance music, ma passa il repertorio musicale rock. Anche su radio importanti non si sentiva più il battito in quattro quarti, ma si sentiva la canzone vera e propria. Quindi quel periodo là, direi dall'86-87 fino ad arrivare al 95-96, mi ha emozionato molto il fatto che è nata una scena e questa scena poteva esibirsi anche nei locali. Noi non avevamo una scena rock, anche i locali si chiamavano dancing, si andava nei locali per ballare, no? E quindi c'era il liscio piuttosto che il moderno. Con il rock i locali diventano sale concerti, quindi nascono tantissimi locali dove si andava per ascoltare musica. E quindi, ma in tutta Italia, quindi posso fare conto dell'Officina 66 per dire a Pescara, come Candelai a Palermo, piuttosto che l'Orpheus a Roma, o il Greenwich Village per dirti a Padova. Quindi nasce proprio anche un'imprenditoria straordinaria fatta di ragazzi che aprono il loro spazio e fanno suonare gruppi. E mi ricordo, questi gruppi facevano anche 70-80 date all'anno, suonando per tutta Italia. Il Sussonica nasce in questo contesto. Siamo veramente, ecco, gli inventori di una scena ex novo. Quindi quel momento lì per me è stato il momento magico di Rotterdam Italia. Poi ci sono alcune sfaccettature, c'è quel gruppo che magari mi ha sorpreso maggiormente, come può essere il Sussonica, che quando si sono presentati a Rotterdam Italia si chiamavano gli amici della Iso Street Band, cioè gli amici della Via Ison di Torino, di Viale Isonzo di Torino, che poi hanno incontrato un produttore che gli ha detto: forse è meglio cambiare nome e chiamarsi magari con un nome più attraente, più convincente. E sono nati Subsonica, che tra l'altro poi sono stati poi gli inventori della dance rock italiana con il famoso quattro quarti che gli ha messo il loro produttore. Quindi è più un periodo che mi ha affascinato, più di un gruppo, che più che altro di un gruppo, ecco. Molto spesso viene citato, e noi abbiamo citato molto spesso la tua funzione che è il direttore artistico, ma se dovessi descrivere oggi chi è il direttore artistico, perché è una figura comunque importante negli eventi, come lo descriveresti? Come ti descriveresti a questo punto? Beh, io direi che descrivere il direttore artistico è sempre un po' complicato, difficile, perché a volte vengono utilizzati dei prestanome, cioè uno è direttore artistico perché è conosciuto e allora un po' come le madrine alle feste popolari, cioè si chiama la star o la starlet del momento e diventa la madrina dell'evento. Questo ad esempio è molto usato nelle aree del Mediterraneo, no? Cioè, io ho lavorato molto in Sicilia e anche in Calabria e c'era la starlet che diventava la regina. E questo vale anche per molti eventi, hanno dei nomi altisonanti come direttori artistici, che però poi in realtà non sono mai presenti. Si usa questo escamotage per dare lustro al concorso, per dare lustro all'evento. Ecco, nel mio caso invece io sono presente fisicamente e quindi insieme al pool di persone con le quali collaboro, abbiamo ad esempio Ale Speroni, storico DJ di 105, di RTL, nonché anche di Radio Freccia, abbiamo il presidente della FIPI, Franco Donato, che è un importante anche discografico. È fatto di relazioni, è fatto di discussioni, è fatto di partecipazione. Quindi il direttore artistico è colui il quale riesce insieme agli altri a strutturare un programma
sia di qualità, che sia serio, soprattutto che sia coerente con quello che stiamo proponendo. Ad esempio, per quanto riguarda Rota Capitalia, proprio il termine rock è fondamentale. Difficilmente noi avremo degli artisti neomelodici, perché è giusto che ci sia una coerenza. Quindi il direttore artistico oggi è importante se è coerente, se sa fare questo tipo di scelta e che non sia sotto tutto in questa nome. E abbiamo notato che c'è anche il contest del Rock Target Italia, che è un modo per portare a conoscenza di gruppi che comunque vada hanno difficoltà a mostrarsi nel panorama musicale attuale, forse. Sì, questa è una caratteristica di Rock Target Italia, quella di offrire alle band emergenti, ma anche dei solisti emergenti, l'opportunità di confrontarsi con un grande pubblico. Si parte con i nostri social e per arrivare alla possibilità di avere contratti discografici anche con delle major. Quindi Rock Target Italia nasce prevalentemente come scouting, cioè come organizzazione che dà all'artista l'opportunità di farsi notare. Vi faccio un esempio: nell'86-87, alla prima iniziativa, in gara c'erano artisti del calibro di Ivan Travel, Timoria e altri, che erano degli emeriti sconosciuti. A distanza poi di 20 anni, gli Avant Travel nel 2004 vincono Sanremo e sempre nel 2000 Renga, il cantante di Timoria, vince ben 2 volte Sanremo. Cioè, questo per dire come il lavoro di scouting precedentemente fatto ha portato al successo artisti che comunque hanno una loro qualità. E questo è, ecco, un altro aspetto che mi piace molto far notare. Cioè, Rota d'Italia non è solo la vetrina di artisti che hanno già realizzato i progetti per conto proprio, ma è soprattutto una vetrina di scouting. Musicale, l'utilizzo delle piattaforme digitali come Spotify, YouTube Music, Apple, non è un rischio, è un'arma a doppio taglio per un artista dove c'è molta visibilità, ma in realtà ti perdi nei 150 milioni di brani, ma soprattutto che il valore della musica venga a perdersi. Guarda, io trovo che l'opportunità che viene data a queste piattaforme sia un'opportunità per l'artista emergente. Faccio un esempio: noi stiamo parlando di Rotterdam Italia, che ormai è un evento già conosciuto, però ci sono tantissimi concorsi che vengono fatti non necessariamente nelle grandi città, ma nei piccoli centri, e con il rischio che vengano visti da 300-400 persone. Una sagra, una festa, quella sera c'è il concorso locale, il gruppo suona e finisce lì, no? Ecco, queste piattaforme secondo me vanno utilizzate in termini democratici, diciamo così, con l'opportunità di dare maggiore visibilità a questi artisti. Cioè, i grandi network telefonico non sono interessati agli artisti emergenti, anzi, li scrivono come se fossero portatori di peste. Uno dei tanti modi di farsi conoscere da questi artisti, da altre persone, è proprio andare lì. Quindi uno mette il proprio video sul suo canale YouTube, l'altro mette la canzone su Spotify, fanno un po' di comunicati. E diciamo che invece di solito 400 persone che ruotano intorno all'evento, che diventa un evento territoriale locale, in questo modo possono essere visti maggiormente, no? E toccare magari il migliaio o le 2000 persone. Poi aspetta all'artista gestirsi questo spazio in un modo più concreto ed efficace, senza entrare nel vortice delle sponsorizzazioni, i famosi 20 euro, altri 10 euro, altri 15 euro, e poi alla fine, come è successo a dei amici che io conosco, alla fine dell'anno hanno speso 4.000 euro e non hanno avuto risultati. Quindi
Bisogna dare alle cose il senso giusto. Quindi non è vero che se c'è 1 milione di visualizzazioni su Spotify sei famoso, come non è vero, al contrario, che se hai solo 300 visualizzazioni la gente non apprezzi quello che fai. Io lo vedrei in quest'ottica, non lo vedrei come uno strumento come dire, come si potrebbe dire, di confusione, no? Cioè, ci sono 150 milioni di singoli che escono al giorno, sono 150 milioni di canzoni che ogni giorno finiscono su Spotify. Non lo vedrei così, lo vedrei come un percorso personale di ogni singolo musicista che indipendentemente dall'esistenza delle radio, piuttosto che dei network, hanno l'opportunità di farsi conoscere a piccoli passi. Noi ti ringraziamo per essere stato ospite e a questo punto ci mancano due cose fondamentali. Ricordiamo gli indirizzi di Rock Targato Italia, dove potervi raggiungere, soprattutto alle piccole band, se vogliono partecipare ai vostri contest che sono importanti per la musica italiana, e i tuoi saluti. Bene, allora per partecipare a Rock Targato Italia, il sito con le indicazioni per partecipare con il regolamento e altro è www.rocktargatoitalia.it. Quindi su questo sito c'è tutte le indicazioni necessarie per partecipare a Rock Targato Italia. La partecipazione a Rock Targato Italia è gratuita, non costa niente. Le finali nazionali si tengono il 21 di settembre nell'area metropolitana milanese. E ci sono altri siti che si può seguire a Rotargato Italia, ma direi principalmente questo, www.rotargatoitalia.it. Poi, per quanto riguarda i miei saluti, vedere voi è sempre un piacere. Ci conosciamo dal tempo della rassegna sulla disabilità che organizzo ogni anno a Milano. E quindi sono due cose, Rotargato Italia e Talenti Invisibili. Uno è dedicato ai normodotati e l'altro alle persone invece che hanno problematiche legate al mondo della disabilità. Però sia tutte le manifestazioni che io seguo sono curate in un modo molto professionale, serio, che valorizza veramente quell'artista che c'è in noi, che indipendentemente dalle condizioni può maturare e maturare molto bene. E poi adesso vi saluto, un grande abbraccio a voi, alla tua radio, al tuo network e grazie infinite per la disponibilità e per l'attenzione che mi prestate. Ciao, ciao, ciao. Perfetto, abbiamo finito. Io ti ringrazio, guarda. E niente, allora buona musica, perché la musica è al centro di tutto. Benissimo. La musica è un modo per stare tranquilli, rilassarsi, divertirsi, piangere e ridere. Quindi si può sentire in qualsiasi momento. Perfetto, io ti ringrazio e poi ringrazio pure la Divisione Milano perché fai parte anche di Divisione Milano, mi pare. Divinazione Milano, esatto. E quindi Venezia Milano, quindi ci siamo, allora siamo sempre lì. Quindi D'accordo. noi siamo al vostro fianco e voi siete al nostro fianco. Ti ringrazio, molto gentile e buona serata. Buona serata a te. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,